Ma è stato un incontro promosso da noi perché è giusto che i lavoratori dipendenti di un ente importante come il Corap possano essere ascoltati, ma soprattutto possano essere informati di quello che è un percorso legislativo per affrontare problemi abbastanza complessi, delicati, che sono accumulati nel corso di decenni e che appunto richiedono una iniziativa legislativa per essere affrontati. Al Consiglio regionale sono state presentate più proposte di legge da diversi consiglieri regionali. Io ritengo che tutte queste proposte di legge sono ispirate dall'esigenza di salvaguardare il posto di lavoro, l'occupazione dei dipendenti e di rilanciare le funzioni di questa importante struttura, di garantire continuità alle funzioni di questa struttura, che è quella delle politiche industriali, chiaramente. Mi auguro, anzi per questo lavorerò, sono sicuro che si perverrà ad un disegno di legge unitario che sarà il frutto di un confronto tra le diverse proposte presentate, perché non c'è molta diversità, né ci sono contrapposizioni tra le diverse proposte, ci sono punti comuni che sicuramente potranno costituire la base per un testo unico sul quale sviluppare il confronto e fare pronunciare il Consiglio regionale. I capisaldi di questa nuova legge devono essere la salvaguardia dell'occupazione e appunto la tutela della continuità delle funzioni nelle politiche industriali, e successivamente si tratterà poi di, alla luce di quelli che sono i contenuti della legge che verrà approvata, si tratterà di operare di conseguenza, a partire dal fatto che giustamente i dipendenti, i lavoratori reclamano il pagamento di stipendi e io aggiungo la garanzia di servizi fondamentali, a partire da quello della depurazione, che in alcune realtà vede il Corap impegnato in prima linea.